In Italia i soldi del PNRR vanno a finire alle multinazionali del farmaco, quelle che hanno già incassato miliardi di fondi europei grazie alle politiche di contrasto al Covid decise dall'Unione Europea e gli appalti stipulati con i negoziati segreti fra i CEO delle aziende e la Presidente della Commissione Europea. Ma ciò che sconcerta è la commistione di interessi che anche qui si rivela sussistere fra la Presidente von der Leyen e la gestione dei fondi europei destinati all'Italia tramite il PNRR. Ascoltate questa storia per capire perché io chiederò le dimissioni della Presidente von der Leyen.